forse ormai è troppo tardi, tornare indietro, no? C'era una rana seduta lì, leggeva fumetti di supereroi, mangia avventure. Siamo qui di nuovo a parlarvi dell'ennesima uscita di The Boys Gazzetta numero 13. Naturalmente, come vi ho già detto tantissime volte, non è mio modo di fare quello di venire a raccontarvi l'uscita di ogni numero, però abbiamo deciso a questo giro di farci una chiacchierata sulle uscite della Gazzetta di The Boys numero 13. L'immagine un pochino va a riassumere quello che c'è dentro, vedete, con questi forbicioni, nel senso che è un volume di pensieri, di insomma un po' tranquillo, no? Di memoria, diciamo, di Huggy, come lo volete chiamare voi, o come si chiama, non so. Io lo chiamo Aghi o Ughi, dipende da come mi gira. E quindi è un numero di transizione, no? Di metà, come dice il numero, sono 22 numeri, il 13. Siamo appunto, diciamo così, in un punto di transizione di The Boys, no? In un momento difficile di Aghi. Scusate, di Ughi, l'ho sempre chiamato Ughi, quindi lo chiamo Ughi. Scrivete nei commenti come si pronuncia, ok? Ripeto, sto imparando da poco l'inglese, cioè, ci sto provando, trovo molto difficile, però aiutatemi voi, ditemi come lo pronunciate voi. L'ho sempre pronunciato Ughi, penso che sia la pronuncia giusta, però ripeto. Ditemi voi, dicevo appunto che questo è un numero di transizione, quindi di come posso dirvi, un numero dove nel momento difficile di Ughi ci sono i racconti del passato di Ughi che ritorna al suo paese natale, incontra i genitori, quindi è un numero mosciarello. Che però scorre molto velocemente perché ci sono delle storielle molto carine, interessanti. C'è diciamo così, un tentativo di riappacificazione di quello che è la ragazza, no? Ecco, Ughi si trova proprio nel suo paese natale, proprio per questi avvenimenti che sono accaduti nell'ultimo numero, che lo hanno un pochino stravolto, no? L'hanno fatto vacillare un po' in quello che iniziava a credere, quindi sul gruppo The Boys, sulla sua fidanzata, su un amore ritrovato, no? Dopo la tragedia della ex, appunto, ragazza che è morta. Quindi c'è questo viaggio di ritorno verso il passato di Ughi, si accorge che forse ormai è troppo tardi tornare indietro, no? E quindi c'è questo dialogo con un pittore, insomma, del suo paese, il ritrovare i suoi compagni di avventure di quando era ragazzo, e scopre, insomma, che alla fine è cambiato tutto per non cambiare niente, quindi tanto probabilmente non è più quello il suo mondo. E qua c'è un tentativo appunto di Starlight, la sua fidanzata o ex fidanzata, chi lo sa, lo scopriremo, un tentativo di far capire a Ughi che il loro amore poi alla fine era forte e che probabilmente anche Ughi ha le sue colpe, no? Le cose non dette, quindi insomma fa fatica Ughi a capire e soprattutto non tanto a capire ma a sopportare quello che gli è successo, no? Sembrava che tutto si stesse mettendo comunque assieme nella sua vita in modo positivo,
sappiamo al numero precedente questa esplosione, no, di emozioni negative che gli sono arrivate. Ecco, questo è il sintesi, il volume che troviamo qua. Molto leggibile, però sì, sicuramente molto più lento rispetto agli altri numeri, e sicuramente, ripeto, è un diciamo così, è una storia che sta giusto nel mezzo, ecco, per far dire, insomma, penso che Ennis in questo modo ha voluto dare uno stacco per quello che poi sarà la parte finale di questo capolavoro, no? Di questi ultimi quest'ultimo trentennio, diciamo. E nient'altro da dire, i disegni di questo Crea non mi fanno impazzire, ripeto, questo John Crea, le matite e Kate Barnes non mi fanno impazzire, non mi piacciono. Sì, uno stile molto underground, però insomma, non mi fa impazzire, ecco. Questo per dirvi che veramente, la lettura di The Boys io la faccio soprattutto leggendo la trama, la storia, i balloon, no? E soffermando poco sui disegni, proprio perché non è che mi affascino particolarmente, ma è talmente forte la storia che comunque a me continua a piacere, nonostante molti miei colleghi youtuber, ma non solo, molti miei coetanei che hanno letto in passato The Boys come me, adesso rileggendolo, insomma, hanno dei dubbi, e comunque non è più il loro genere, forse perché sono cresciuti e forse perché è entrato un pochino anche dentro di loro il politicorrect, quindi certe cose non le possono, non lo sopportano. Quindi io, essendo comunque in generale un anarchico politico, non me ne frego un cazzo di queste cose, ok? Quindi rimango dell'idea che The Boys è un grande fumetto e, diciamo, anche un capolavoro nel suo genere, ok? Abbiamo finito, quindi ripartiamo poi col 14 la prossima settimana, quindi per la parte finale di The Boys, ok? Non siamo giunti alla fine, ma sicuramente abbiamo oltrepassato la metà. Okay, ci vediamo alla prossima, ragazzi, e statemi bene, insomma, come vi dico sempre, se avete voglia, seguite il canale e anche su Telegram, ci facciamo due chiacchierate di questo tipo. Okay? Ciao, alla prossima. C'era una rana seduta lì, leggeva fumetti di supereroi, manca avventure. Nel suo campo è colorato, ma la notte arriva e tutti t'amano. La rana si trasforma in suo Aquaman, difensore dei deboli con poteri acquatici. Salta nel laghetto come fosse il mare. Sono Aquaman, la rana che salva il mondo. Spruzzo acqua e faccio onde grandi, nel mio camper io vivo. Rane cattive anche loro, però non sanno nuotare bene. So Aquaman le manda via, le sue pinne sono fatte d'acciaio. Nuotando tra le pagine di carta immergo in mondi fantastici. Fumetti e manga mi danno la forza per affrontare ogni avversità. Ogni notte una nuova battaglia, il mio camper mi porta dove serve. Con la mia coda faccio un'onda per proteggere chi chiede aiuto. Sanno nuotare bene, stronzo Aquaman le manda via, nel mio camper io vivo. Rane cattive, anche loro ci sono, però non sanno nuotare bene, stronzo Aquaman le